qualche minuto fra i sentieri della musicoterapia. Ed oggi prenderemo uno stralcio dal testo I sentieri della musicoterapia, esperienze in età evolutiva, e parleremo di come presentare la musicoterapia alla famiglia. Saper definire la musicoterapia è un aspetto fondamentale nel bagaglio culturale del musicoterapista. Non passa giorno in cui non mi venga chiesto che cosa sia la musicoterapia o che mi ritrovi a spiegarne alcuni tratti salienti in contesti lavorativi e sociali. E c'è da dire che rispondere in modo sintetico ed esaustivo a questo quesito risulta spesso una sfida, che porta certamente ad affinare la scelta delle parole utili a far comprendere qualcosa di ineffabile, poiché è legato al mondo delle emozioni e degli affetti, per natura mutevole e variabile. Pur tuttavia, riuscire ad illustrare i vari aspetti della nostra materia in maniera chiara ed esaustiva sarà indispensabile, non solo durante il colloquio conoscitivo con la famiglia, ma anche nelle riunioni con i colleghi dell'equipe, quando ci troviamo a scrivere una relazione sul nostro operato, nella stesura di un articolo o semplicemente parlandone a persone interessate e a studenti. Per questo è essenziale sapere inquadrare correttamente in termini accessibili una disciplina ancora relativamente nuova, cosciente di quanto la musica rivesta da sempre un ruolo tutt'altro che marginale nella vita di ognuno. Ecco perché nella pratica professionale ci si accorgerà ben presto di come l'utilizzo a fini terapeutici della musica tenda ad incuriosire molti e ad apparire ai più assolutamente affascinante. Andando un pochino avanti nel testo, arriviamo ad un punto in cui vi descrivo quindi qual è la definizione che ho io stessa un po' coniato per descrivere sinteticamente questa disciplina. La musicoterapia è l'uso della musica come mezzo per raggiungere fini ed obiettivi non musicali. Solo così mi è possibile distinguerla dal campo della didattica e dell'insegnamento. Ciò che infatti differenzia un insegnante di musica da un musicoterapista, e questo è un altro aspetto fondamentale, è anzitutto l'accettazione di ogni proposta che il bambino offre in termini di improvvisazione e creazione musicale. Essere musicoterapisti significa operare in un contesto in cui l'errore, anziché essere bandito, risulta un passaggio indispensabile per raggiungere nuove acquisizioni, abilità e competenze. L'assenza di giudizio, inoltre, ci consentirà di partire da quelle che sono le possibilità della persona ed intraprendere un viaggio che conduca non ad una normalità comunemente intesa, ma al miglior grado di sviluppo possibile in base alle caratteristiche dell'utente preso in carico.